Salve, sono Fabrizio Freddo. Io lavoro in Trenitalia, direzione regionale Piemonte. Il mio lavoro, il mio ruolo prevede fondamentalmente la programmazione e la gestione dei turni del personale di bordo che si occupa a bordo treno dell'abilitazione, dei controlli riguardanti la sicurezza dei viaggiatori. Mi occupo precisamente della loro parte di turni 365 giorni l'anno H24 praticamente. Gestisco un team di collaboratori che è formato da 14 risorse con i quali riusciamo a coprire l'intero arco giornaliero e tutti i giorni dell'anno, verificando puntualmente sia la parte di programmazione che la parte più di gestione in cui riusciamo a operare e ad attivarci immediatamente in caso di emergenza. Questo è il ruolo che svolgo in azienda. Sicuramente l'impatto di questo periodo del Covid-19 e di tutte le conseguenze che sono derivate dai vari DPCM che sono arrivati nel corso di questi mesi è stato importante, sia dal punto di vista lavorativo, perché c'è stato un primo momento di emergenza totale, okay, in cui praticamente quasi non esisteva quasi più il giorno e la notte. Mi ricordo le prime 2 settimane, praticamente facevamo le 2 di notte a cercare di operare sui turni del personale, prima per ridurli, per cercare di capire come garantire loro la sicurezza, banalmente, perché i nostri turni ovviamente avevano un ampio spettro di attività dal punto di vista del territorio, né si andava e si va ancora tuttora a Milano, a Genova, a Savona, per cui bisognava garantire comunque al personale la sicurezza a bordo, l'igienizzazione, i controlli sanitari, garantire loro che potessero fruire di un pasto, nonostante tutti i locali fossero chiusi, mettere in campo tutte quelle attività che sono necessarie per garantire loro che non si formassero dei raggruppamenti anche fra di loro, per il personale stesso, quindi le sale sosta, tutto quello che ne consegue. Sicuramente i primi momenti sono stati molto concitati. Oggi abbiamo una concitazione diversa dovuta al fatto della ripresa, di una parte perlomeno del servizio. In mezzo ci sono stati momenti un pochino più morti, tra virgolette, ma mai abbiamo mollato e anzi devo dire sono con i miei collaboratori quasi orgoglioso di aver continuato a lavorare, di aver continuato a svolgere un servizio fondamentalmente per la comunità, non come quello di coloro che hanno lavorato in ospedale. Cioè non abbiamo assolutamente questa pretesa, ma sicuramente noi abbiamo continuato a garantire una base di servizi minimi in modo che la mobilità potesse essere garantita anche per quelle persone che magari lavoravano in ospedale e si potevano muovere a mezzo dei treni. Non posso dire che la cosa non abbia avuto un'influenza anche dal punto di vista familiare, nel senso che io ho continuato a lavorare come quasi se nulla fosse, anzi forse più di prima, per cui a casa sono ancora meno presente di quello che ero prima. Mia moglie che ha continuato a lavorare, però da casa in smart working, lavora per un'azienda di consulenza, mi rendo conto che continuare a lavorare e garantire lo stesso impegno che garantiva prima con 2 ragazzi a scuola in età scolare e con tutti i problemi che ha avuto anche la scuola nel riuscire a garantire la didattica a distanza ai ragazzi di tutto il paese fondamentalmente. E aggiungere più le pulizie domestiche, il fatto di dover far da mangiare per 2 pasti al giorno, aggiungere tutto quello che è il corollario del mantenimento di una casa, è stato sicuramente molto pesante.